Grande successo per la serata di beneficenza che Bobby Solo ha voluto dedicare agli amici del cuore di Città di Castello. Dopo il suo ricovero presso la cardiologia Tifernate dello scorso anno, il mitico cantante ha espresso la sua riconoscenza a tutti i dipendenti dell'ospedale Tifernate ed agli amici del cuore. È stata una serata bellissima e siamo rimasti. Noi si conosceva Bobby Solo come cantante, l'abbiamo conosciuto anche come uomo, persona eccezionale. E la serata è riuscita, lui ha un'ottima orchestra, perché io dico sempre questo, che anche se lui è il cantante, è il capo di tutti, però se non ha gli elementi giusti vicino non fa nulla. Come logicamente in ospedale c'è il primario, però senza l'adeguata scorta di medici le cose non vengono troppo bene, come nell'associazione, che c'è sì un presidente, però il presidente dietro di lui ha anche degli ottimi collaboratori, perché sennò assolutamente l'associazione non potrebbe far nulla. Avete fatto squadra e vi ha fatto divertire Bobby Solo, perché è rimasto fino a tardi. Sì, ha fatto quasi un'ora e tre quarti di proprio tutto diretta, diciamo, perché senza playback, senza niente. Ho visto che la gente ha smesso di parlare per ascoltarlo sotto al palco. Ho visto che la gente si è divertita tanto, tanto, tanto. E lui con il suo spirito comunque ha voluto ringraziare anche il dottor Misuri, tutta quanta l'associazione, è venuto in sede. Sì, è stata una giornata bellissima, perché la mattina l'abbiamo accompagnato per un controllo medico dal dottor Misuri, poi dopo nel pomeriggio è venuto a Città di Castello, è stato in sede e ha conosciuto gli altri associati, ed è stato un incontro più che eccezionale, perché lui, come vi ripeto prima, come dicevo prima, è una grandissima persona, ha portato con sé la moglie e il bambino. E, diciamo, è stata una riunione di famiglia.